Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 16° episodio dell'Elimination Nuzlocke a Pokémon Rosso Fuoco. Signori miei, nello scorso episodio abbiamo sconfitto la palestra di Giovanni ottenendo l'ottava medaglia, abbiamo sconfitto anche il nostro rivale Gary e oggi siamo qui alle porte della via vittoria per questo episodio un pochino più corto del solito, ma nonostante ciò ragazzi, oggi è tempo di valutazioni e quindi di votazioni e quindi nel link in descrizione come al solito troverete lo straw poll per votare. Ragazzi, finalmente, dopo tantissimo tempo, da questa estate che li stavamo cercando, la triade è completa. Semaforo, John Frog e merda, li abbiamo tutti e tre alla loro massima potenza. Vi invito fin da subito a lasciare un bel mi piace e a rispondere alla domanda del giorno. Ragazzi, entriamo in via vittoria. Vi ricordo anche che il prossimo episodio sarà in coop con Rocket 25. E questo è anche uno dei motivi per il quale questo video sarà più corto, per poter permettere a me e a lui di organizzarci per la Lega. Detto ciò ragazzi, non so se ricordate questa zona qua. Io sono un cretino perché devo prendere forza. Io devo prendere forza, non l'ho mai presa. Quindi io volo, visto che abbiamo tempo, io volo, vado a prendere forza. E Cristo, però sono una persona stupida. Ho buttato nel cesso un momento incredibile. Allora insegniamolo a qualcuno, forza. Forza, come sono divertente, vero? In realtà non è divertente, mi viene voglia di uccidere qualcuno. Gesù. Possiamo proseguire! E come possiamo proseguire? Con un Metapod in squadra. Ora, prendetevi un minuto per riflettere su questa cosa. No, non farò un minuto di silenzio. Però obiettivamente mi sale il nazismo. In ogni caso, suocera è comunque in sidebar, è comunque in squadra. Hanno depositato uno totalmente a caso tra Cosmo, Luke e suocera, perché vabbè, la triade non è che posso depositarla così a caso. Detto ciò ragazzi, allora qua dobbiamo fare la cattura. Questa via vittoria funziona in modo molto particolare. Intanto cattura, attenzione, sarà un Pokémon schifoso. Invece uno Zangus, io però ho una Mega Ball. Ma raga, tanto alla fin fine, cioè a noi che ce frega, cioè abbiamo 300 Pokémon riserve alla fine. Anche se dovesse morire perché io dovessi fare un critical per sbaglio, diciamo, non me ne frega nulla. Cioè Mega Ball, ma anche se non lo prendessi, giustamente io Swellof ci ho messo 400 anni, lui l'ho preso con una Pokéball. Adesso mi devo prendere pure lo sbatti di trovargli un soprannome. Come lo chiamo io sto coso? Visto che c'ha tipo il fulmine, lo chiamo Potter, lo chiamo così, di arroganza. Soprannomi fantastici e dove trovarli? Potter, evviva! Gesù! Comunque ragazzi, vi dicevo, cursore levati, che questa palestra, stavo dicendo, madonna, riuscirò ad imbroccare, a fare una frase di senso compiuto prima della fine di questo episodio. Questa palestra funziona che bisogna spostare questi massi e a metterli su quelle piattaforme per sbloccare il passaggio, ma soprattutto, cosa più importante, bisogna attivare il repellente perché altrimenti si sclera male. Ok, come vedete quella roccia lì è scomparsa senza alcun apparente motivo. Di conseguenza ora possiamo proseguire, non prima di aver battuto la classica sentinella che passa la sua intera vita ad aspettare che passi Creepy Stories. Perfetto, nel frattempo ragazzi guardatevi
Cioè, l'imponenza di semaforo, che è qualcosa di allucinante. A parte, vabbè, assorbimento, che dovrei togliergli tipo seduta stante come mossa. Però per il resto è un gran Pokémon, effettivamente. Sì, peccato che non gli ho fatto niente questa mossa. Lacerazione, ok, giù. Tra l'altro io non ho il timer sotto mano. Non so quanto durerà questo episodio. Spero di non farlo durare 3 secondi. Movimento sismico. Ti faccio vedere io il sismico. Proprio, cioè, infatti. Non le iperpozioni, però, cioè, proprio no. Intanto, fermi, iperpozione, perché giustamente sono una persona molto coerente, mi dicono. Colpo, vediamo se lo buttiamo giù, no, un altro colpo magari sì. Oh, ok, perfetto, grande semaforo, con un po' di fatica, ma ce l'abbiamo fatta. Ok, qua tanto gli strumenti sono randomizzati, quindi io ne prendo uno a caso. Palla clima. Che merda, fa abbastanza schifo come mossa effettivamente in questa gen, se non sbaglio. E la madonna, ma vi prendete tutti da casa di Dio, ma che siete angeli. Allora, semaforo, vai, è il tuo momento. Lacerazione su Anforo, scanto. Se mi avesse addormentato, ti giuro, le bestemmie dietro in aramaico, veramente. Perfetto, Executor, giù anche lui. Comunque per la le... No, 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 non mi bruciare, non mi bruciare, non mi bruciare, non mi bruciare. No, 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 cioè non così, non così, non così, non così, non così, non così. Cioè, non con una scottatura. Non così, non così. Non così. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Abbiamo avuto la triade per un episodio e due minuti. Ora devo cercare di mantenere la calma. Non mi moriva un Pokémon dai tempi di Garibaldi. Usciamo da sta grotta. Andiamo a depositare Semaforo, che è morto, perché sì, è morto. E riprendiamoci suocera. Mi viene da piangere. Mi viene da piangere. E io mo che cazzo faccio? Allora. Perfetto. C'è raga la triade. Cosa l'ho mandata a puttane? Totalmente. Ho mandato a puttane una cosa fantastica. Io mi viene da piangere. Vi giuro che io vorrei suicidarmi. Vorrei suicidarmi. Mi vado a mettere una corda al collo. Mi appendo a qualche armadio, sul serio. Gesù. Gesù bambino. Ok, proviamo a rimuovere. Proviamo a rimuovere. Facciamo, rimuoviamo tutto. Abbiamo purtroppo rimosso anche questi massi da dove cavolo dovevano stare. Rimuoviamo l'accaduto. Rimuoviamo l'accaduto. Bisogna andare avanti. Bisogna andare avanti. Bisogna andare avanti. Del resto anche Gesù è morto ed è stato assunto in cielo. Uno dei tre doveva morire. Nella Santa Trinità Cattolica Gesù è morto. E nulla, è nulla. Cosa ci possiamo fare? Proseguiamo. Allora, di qua, già che ne approfitto a sto punto, tanto vale che mi vado a prendere anche l'altro strumento, no? Perché a questo punto, cioè, perché buttare via la vita? Per una bacca paia, poi, del resto, no? Ok, che bella l'esistenza, proprio una cosa fantastica. Nel frattempo non ho neanche curato i Pokémon, quindi Cosmo è ancora moribondo. Mettiamo davanti, vabbè, può rimanere merda, direi. Ora, ok, devo sempre riattivare forza perché sto gioco è ebete, evidentemente. Non capisce nulla. Ok, io non ricordo effettivamente la strada di questa via Vittoria. So che non dovrebbe essere eccessivamente complicata.
rispetto ad esempio a quella di Owen, che era un suicidio, se non ricordo male. Nel frattempo, se mi fa male un PG, vi giuro che potrei insultare qualche divinità un po' troppo vicina alle nostre religioni. Allora, sono tentato di mandare Rugby e di farlo suicidare, però vabbè, dettagli, non lo faremo perché ragazzi noi siamo allenatori veri, perché il semaforo ci dice da lassù purtroppo di picchiare sto matchup, ci dice di... Oh! Cosa sta succedendo? È l'inferno questo. È il giudizio universale. È la battaglia finale. Divinità contro le mie bestemmie alla fine, perché non sapete quante ne ho trattenute. Volevi tantissimo. Tra l'altro questo episodio qua probabilmente passerà da essere cortissimo a essere gigantesco, perché ormai con tutti gli avanti e indietro che ho fatto saremo a 2000 minuti. Extra rapido su Trapinch, quasi giù, attacco d'ala con le sue rinomate ali, una prelibatezza della regione di Owen effettivamente. L'arbitro, ok, no aspetta, io sto ciondolando, non lo so, ho paura, Cosmo. Bello sto bolla, uno degli attacchi migliori di prima gen proprio. Volo, colpiscilo, palla clima. E adesso dovrò fare tipo la merda e fare mosse un poco efficaci finché non muori. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. L'arbitro a casa, ottimo. Che se ne stiano a casa loro, sì, l'arbitro. Cos'è? Chi è che ha cagato? Raga, che incivili. Vabbè, ciao. Quanto è dura la mia vittoria? Sicuramente più dura di un Marip. Oh, scottato, God. Palla al gelo. No, sincronismo, c'hai veramente la faccia da stronzo. Come fai ad aver avuto, cioè, muori. Sincronismo, cioè, ma ci rendiamo conto? Lo scotto una volta, sincronismo. Se io perdo un altro Pokémon per una scottatura, veramente potrei chiudere la serie. Iperpozione su merda, possiamo proseguire. MT21 che contiene una scritta che non ho letto, che è... rinfrescata, ti rinfresco la memoria. Questa mossa fa schifo. Ecco come te la rinfresco la memoria. Com'è che si trovano i Pokémon al 48 in sto posto? Io non ce li ho manco i Pokémon al 48. Gesù bambino. Allora dai, forza, picchiami. Picchiami a sangue come tutti i tuoi predecessori. Questo magifuoco ti faccio. Tanto, no, ok, reggi un po' troppo per i miei gusti. Allora, fatemi ragionare. Roccia coleottero, una mossa di acqua, quindi Cosmo, che ha idropompa, che però sono abbastanza convinto che non abbia Gesù bambino. Oh, madre di Dios. Ma mi metto pure a imprecare in spagnolo, si può. Allora, fermi, iperpozione su Cosmo. Io, no, dai, non è vero. Ok, Lucasurf però, mi sono ricordato adesso. Quanto mi togli? Devi morire. Ok, si può avere la sfiga di trovare uno Shackle con movimento sismico? Io credo di no, colpo di fango, questo coso dovrebbe morirci male. Invece regge, gelo raggio, extra rapido e giù anche Gulpin, perfetto. Questo qua ne ha 5 di Pokémon, cioè non so di che droghe tu ti faccia. Extra rapido dovrebbe seccarti sul posto perché non hai difese tu. Armaldo, Armaldo è un altro essere spregevole. Proviamo a mandare Gianfrog, ragazzi, e facciamo un solar raggio. In teoria tu dovresti essere roccia coleottero, quindi sì, ne prendi abbastanza. Poi finché fai esclusiva, raga, siamo a cavallo, veramente. Absol, per Absol provo un falce cannone. Ok, l'ho preso. Due volte di fila, non ci voglio credere, Gesù. Non ci voglio credere. Bacca palma, Executor, raga. No, ci sta seguendo. Dopo aver ucciso semaforo, la bacca palma è il segno inequivocabile che ci sta seguendo. Ok, massima precauzione. Questa è una situazione pericolosa. Non è uno scherzo, ok? MT29 che contiene divinazione. Oh Gesù. Oh Jesus, come direbbero gli inglesi. Ciao, buongiorno. Lei è una persona molto onorevole, mi dicono. Però dovrebbe evitare di importunare il mio cammino verso la gloria. Mettiamo suocera davanti, affrontiamo questo qui, che ha un ipno. Ciao Fish, il ritorno pure suo, raga. Ormai abbiamo capito che in stasera ritornano tutti. Tipo fuoco, bellissimo il tipo fuoco. Ma tanto muore lo stesso perché c'è i 2 PS. Cosa vorrei mai fare? Baltoy, a casa anche lui. Ciao, biglietto di sola andata per l'inferno. Voltorb, incrocolpo a casa. Ciao ciao Voltorb. Lancia senza paura la tua sfera, poiché, ma se è un Voltorb, occhio che esplodi.
frase, la più grande frase filosofica di Creepy Stories. Nel frattempo abbiamo un messaggio di Don Bosco che io comunque non leggo per ovvi motivi. Ok, sono riuscito a farmi ridere da solo, perfetto. Ora, ok, perfetto, di qua non ero ancora andato, stavo cercando di capire. Line 1 contro suocera che mi diminuisce l'attacco fisico. Locomovolt, quasi a casa, forse Radicalbor ti manda giù, senza forse, sì, ok, perfetto. Ci siamo capiti, Togetic. John Frog con falce e cannone dovrebbe essere un'ottima scelta in teoria. Madonna. Cioè, con quale legge della fisica hai retto? Spiega. Pure la ricarica totale, pure. Perché non bastava l'iperpozione. Falce e cannone ha colpito 4 volte di fila. Una gioia nella vita, per fortuna. Solo a raggio questo Skitty dovrebbe salutarci, perfetto. Wing, l'attenzione, incredibile ragazzi. Il gabbiano. Mandiamo Cosmo a sto punto, raga. Andiamo di un po' di taglio così a caso. Sminuzia. Ti scongiuro. Cioè, veramente, io non li sopporto quelli così. Che si svegliano la mattina e ti usano sporo. Una cosa allucinante, ma veramente, oh. Taglio, vai, forza. Stordi pugno, t'attacchi, volo. Oddio, Superzana mi toglie tipo l'esistenza, mi toglie l'anima, proprio me la attira fuori dall'esofago. Eccola qua, la mossa cancro. Taglio e giù Milotic, perfetto. Dio mio, quanto stiamo rischiando. Comunque ragazzi, nel sondaggio ovviamente non vedrete Metapod, Rugby, come diavolo l'ho chiamato, solo io so come ho fatto a fare una roba del genere. Perché non sarà lui il sostituto ideale, ma ne sceglierò uno alla fine di questo episodio. Allora, qua abbiamo una gassosa che io sprecherei, fra tante virgolette sprecherei, utilizzerei, meglio dire, su merda. Ora, proseguiamo. Ok, perfetto, questa zona qua dovrebbe essere abbastanza importante, ragazzi. Quindi direi di prendere a botte su qui con Raichu. Gli faccio un magifuoco così arrogantissimo. E sono riuscito a fallire, sono un fenomeno. Sono il miglior youtuber di sempre. Magifuoco, prendilo, sciotalo. Ok, l'hai bruciato, è già un'ottima cosa. Tornado non mi fa nulla. Extra rapido ti secca, perfetto, grande merda. Sempre il migliore. Diugong. Ok, proviamo un magifuoco anche su di lui. Lui fa oltraggio, fa abbastanza male effettivamente. Magifuoco ti scotta. Ok raga, magifuoco è una mossa spettacolare. Diciamocelo. Diciamocelo, avvocato. Cazzo, sto ciondolando. Io mi devo ricordare che non devo far cazzate in teoria. Colpo karate, quasi giù. Colpisciti da solo. Ok, perfetto, la scottatura ti manda a casa e mi prendo la vendetta con gli interessi. Electric, switchiamo, mandiamo Cosmo, ragazzi. Vai un po' Cosmo, fammi vedere di cosa sei capace, diciamo. Taglio, anche se me l'hai già dimostrato in questa serie. Sei uno dei Pokémon più forti sicuramente dell'intera serie. Però contro questo cosa non puoi far nulla. Luke con Surf, ragazzi. Perché non ci ho pensato prima di decidere se switchare o no? Olè, perfetto. Cosmo livello 49. Bailiff, extra rapido. Ciao ciao. No, regge. Comunque muro di fumo non mi fa nulla. Ciao a casa, perfetto. Ok, e obiettivamente non ricordavo una via vittoria così difficile. E soprattutto così lunga. Cioè, non sta venendo corto questo episodio, in teoria. Ripeto, non ho il timer sott'occhio, però... Raga, secondo me buon 20 minutini, ora come ora ci siamo, sdoppiatore. Aia, mi sono fatto malissimo. Extra rapido e a casa bello, insomma. Mi sono fatto tipo malissimo con sdoppiatore. Pensavo di farti un po' più male. No, ma perché confusione a livello 49? Cioè, Wolrain. Suocera con incrocolpo. Tu ce li hai, PP, vero? Ok. No, 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 figliolo. Sì, se mi fai l'ax della protezione, ti giuro, ti picchio a sangue. Meteor pugno, boostati l'attacco, niente da fare. Porygon, madonna, ma ne hai 5 anche tu, ma non ci credo. Porygon giù, Shiftry. Giù, perfetto, non ero sicuro. E Rapidash, però ha dei bei Pokémon sto qua. Rapidash con Locomovolt. No, no, no. Allora, il lato positivo è che se colpisco con Locomovolt sei morto. Non sei morto. Non sei morto. Meteor pugno, sciottalo, ti scongiuro. Ok, livello 50 per suocera, perfetto. Va bene, ci siamo. Sofferenti, ma ci siamo. E dovrò fare anche un sacco di spese perché ho finito quasi tutte le pozioni. Dio mio, non me l'aspettavo. John Frog davanti a tutti, vai così. Ora, ok, perfetto. Dovremmo essere giunti al punto. Ora, questo qua dovrei... portarlo tutto di qua. Ora attiviamo il repellente perché poi sclero e insulto divinità che non dovrei insultare. Ok, perfetto. Sì,
Ciccione di merda. Ok, perfetto, ci siamo capiti. Affrontiamo questo qui che dovrebbe essere l'ultimo, ragazzi. E poi dovremmo essere arrivati nei pressi delle bestemmie. Non posso farti nulla. Nei pressi della Lega Pokémon. Magivelo. No, Magivelo non è il fottuto contatore o il fottuto specchio velo. Io veramente... Sapete che ormai, ragazzi, c'ho le fobie per ste mosse. Perché dopo aver perso 3-4 Pokémon con queste schifezze, non ne voglio più sapere. Sdoppiatore con un po' di recoil, ma fa niente. Electab. Non ho mosse di terra. Non ho mosse di terra. Non ne ho neanche una. Ottimo. No, davvero. Solo al raggio, Electabuzz quasi a casa, attenzione. Fango sberla e va giù, vai John Frog, è il tuo momento. Carvagna con solo al raggio, in teoria, cova uova. Cova uova, ma covati la vita che non hai più, perfetto. Buongiorno, voi dovete sfidarmi in doppio, dovete farmi una gang bang, non lo so cosa dovete fare, perché se siete lì a guardarmi, dimmi che è una battaglia in doppio. Come? Mi prendi per il culo? Date un titolo a questa cosa. Date un titolo, perché non è concepibile nello scibile umano. Io non lo so, non so più cosa dire, veramente, non so più cosa dire. Pioggia da bravo pirla. Sei fottuto da solo. Ma si può che questo gioco mi prende per il culo? Tu in teoria mi insegnavi sdoppiatore, vero? Ce l'ho già. Ok, perfetto, siamo arrivati, ragazzi. Dovremmo essere arrivati a 20 minuti di video. Se magari riuscissi a superare questo labirinto difficilissimo. Ragazzi, con la morte di Semaforo, ma siamo arrivati alla Lega Pokémon. Ora ci resta solo da fare una cosa: depositare Metapod e scegliere il sostituto. Non lo so. Allora, premesso che ne devo scegliere uno. Io tra tutti questi, siccome tanto dovrei farmi una squadra potente, o Zapdos. Allora, fatemi ragionare sui tipi. Ho un'acqua, ho un volante, ho due acciaio e un normale. Un fuoco, c'è da dire, che potrebbe tornarmi utile. Perché ad esempio... No, sto cercando di ragionare. Ma non riesco a ragionare. Sta di fatto che ne devo scegliere uno. Allora... io escluderei un attimo questi perché ho bisogno di un Pokémon potente. Quindi via via metterei allora... Zapdos... Espeon, qualcuno mi ha consigliato, ragazzi, di usare Sheninja. Ma raga, Sheninja gli fai un attacco super efficace e muore, non si sa. Cioè, più che altro si sa che farà schifo. Uno di questi tre. Scarterei anche Espeon perché preferirei... Ma raga, sapete che c'è? Io alleno Charmander. Io alleno Charmander perché tanto Zapdos è volante. Di volante ho già merda. Sì. Ho due metallo. A parte che io metto in squadra un Pokémon, ma tanto poi ci saranno le eliminazioni. E quindi ne dovete eliminare uno, quindi io ne dovrò scegliere automaticamente un altro. Però vabbè, per correttezza io metto in squadra Charmander, che sarebbe quello che idealmente metterei in squadra. Starà a voi decidere chi eliminare fra questi. Quindi ragazzi, lascio a voi la decisione, lascio a voi le sorti probabilmente anche di questa serie. Io spero comunque che il video vi sia piaciuto. Se così, invito come al solito a lasciare un bel mi piace, a commentare e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, passate ai social in descrizione e rispondete alla domanda del giorno come al solito qua sotto nella sidebar. Le votazioni come al solito troverete lo Strawpoll in descrizione, il link allo Strawpoll per votare. E noi ci becchiamo in un prossimo video.